il paniere di Merlini. Nel cuore dell'Oltrepò pavese, la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. Non è passata inosservata ai commercianti di Via Garibaldi la manifestazione Mattoncinando al museo. L'esposizione, che si terrà sabato 25 e domenica 26 marzo dalle ore 10 alle 19 presso il Museo Archeologico di Casteggio, ospitato dal Palazzo Certosa Cantù di Via Circonvallazione Cantù. Un appuntamento per ammirare costruzioni realizzate con i mattoncini Lego, gli storici giocattoli assemblabili di origine danese. Rispetto all'edizione di grandissimo successo del 2016, quest'anno gli organizzatori promettono una lunga serie di novità. 60 nuovi espositori, 6 Lego Users Group, un team 4x4 crawling realmente funzionanti e realizzati esclusivamente con Lego Technic, che si esibirà in un'arrampicata da brivido. Ed ancora apposite sezioni dedicate ai supereroi Marvel, Avengers inclusi, Star Wars e alla celebre serie TV Dax of Hazard. Un team specializzato si occuperà di intrattenere i visitatori più piccoli, a cui sarà dedicata un'area specifica. In programma anche il concorso fotografico Mattoncinando fuori porta. Un evento che lo scorso anno ha attirato migliaia di visitatori ed è per celebrare questo successo e l'emozione per l'inaugurazione della nuova edizione che i commercianti di Via Garibaldi, come spiega il geometra Marco Ferri, hanno voluto allestire una serie di costruzioni Lego da esibire in bella mostra nelle vetrine dei loro negozi. Mattoncinando al museo è un'iniziativa organizzata dalla Lego Brianza Lag, da RLFM, Recognize Lego Famiglia Italia, e dall'associazione I Briconi, con il patrocinio del Comune di Casteggio, della Proloco e del Museo Archeologico.